Finalmente, dopo mesi e mesi di lavoro, oggi ho il piacere di presentarvi la nuova serie Extreme Randomizer, unica e prima in Italia di Pokémon. Let's go! Eevee, finalmente ce l'abbiamo fatta! Abbiamo iniziato a randomizzare questo gioco più o meno verso dicembre e finalmente eccoci qui. Sei contenta, Michelle? Finalmente! Una nuova serie! Dimostratemi da quanto la stavate aspettando! Lasciate ovviamente un bel pollicione in su per il supporto e un commentino qui sotto, obbligatorio! Arriviamo almeno a 10.000 mi piace! Perché ci siamo stati giornate intere! Questa non sarà un'extreme classica! Aggiunge quella cosa in più che, ragazzi, vi stravolgerà la vita. Sì, lo dico, sarà spettacolare. Non ho lavorato da solo a questa ROM, ovviamente. Mi ha aiutato Mad Phoenix, che ha aggiunto delle cose che vedrete più avanti, quindi grazie Mad. Al reparto grafico ha lavorato Davide, _CD, lo potete trovare su Instagram. Cioè, guardate che ambientazione, guardate che logo, bellissimo. È stato tutto curato nel minimo dettaglio. Come ogni extreme che si rispetti, ovviamente ha delle regole estreme, che potete trovare qua sotto in descrizione, ma che ovviamente vi ricorderemo durante la serie. E Michelle, ma quando uscirà questa serie? La serie uscirà lunedì e giovedì alle ore 14:30. Ragazzi, tutti puntuali, mettete le sveglie. Io direi che possiamo iniziare, anche perché la prima chicca la vedranno tra un istante, subito. No? Voglio dire. E comunque c'è da dire che sono contento di ritornare a fare una bella serie con Michelle. Anche perché farla con qualcun altro sarebbe stato impossibile, dato che randomizzare due Switch avrebbe avuto un costo doppio. E fidatevi che ho investito parecchio, ragazzi, su questa ROM. Comunque, direi che possiamo iniziare. A te il Joy-Con, anche se effettivamente non potrò giocare per ora. Per ora non potrà giocare perché sarà un'unica Switch, un unico gioco, però doppio controller. Tre Pokémon a testa. Per Michelle, Pokémon femmine, e per me, Pokémon maschi. Quindi, ragazzi, ci contendiamo l'Eevee iniziale. Nice. Di chi sarà quest'Eevee? Dici che sarà femmina? Secondo me è femmina. Allora, lo vediamo subito. Inizia il gioco. Madonna, ragazzi, vedrete cosa ci sarà, vedrete. Oh, eccolo, eccolo. Posso dirlo che mi inquieta, sì, un po'? Ti inquieta? Ma, ragazzi, state particolarmente attenti alla intro, perché ci sono già due bei spoiler, eh. Ciao, ti trovi nel mondo dei Pokémon per la tua 164esima volta. Mi chiamo Oak, ancora dopo 25 anni... 23. Non volevo dire millenni, in realtà. Dai. Però vabbè. Non ho ancora completato il Pokédex. E oggi ho una strana Pokéball blu in mano. Non era una Mega Ball, non so se l'hai vista. Non lo so se l'avete vista. Ma non dare subito spoiler, devono cavolo, loro. È vero, ma guarda un po' lo sfondo, ma noti qualcosa... No. Quel Butterfree, forse ma anche quello... No. L'ho già visto da qualche parte quel Battlefield, forse nell'anime. Basta, vabbè, fare spoiler. Non dico niente, non dico niente, promesso. Ma adesso parlami un po' di te. Cosa? Ma se ti chiami... Perché c'è Ash? Beh, Michelle, c'è Ash. Ma così non vinceremo mai la Lega. Perché questa è un'extreme suprema, Michelle. Ah, quindi ci usi Ash così. È unica, che è unica questa extreme, veramente. Guardate, guarda come è stato fatto perfettamente il vestito. Vabbè, ragazzi, giochiamo, giochiamo. Ovviamente non lo chiameremo Ash, perché tu sai bene se lo chiamiamo Ash perdiamo la Lega, sicuro. Perdiamo però la Lega, quindi non lo chiameremo Ash. Però anch'io mettermi nei panni di Ash, voglio dire, non è che sono così Siamo felice lì, Però ragazzi, devo farlo, ovviamente. Federic. Non giocheremo con due Pokéball Plus, perché non ne abbiamo, ne abbiamo solo una. Quindi pensa quando dovremmo catturare i Pokémon, che ci dobbiamo sincronizzare. Oh, tipo uno, due. Ah. E poi questo gioco è diverso dagli altri, perché finalmente possiamo giocare effettivamente insieme. Ok, però c'è proprio insieme. Ora non so quante vite avremo per questa serie, penso una decina. Bene, allora ti chiami Federic? No. Yes. No. Poi comunque queste cose le decidiamo post. Oh, non è carino. No, allora, posso dirlo, sinceramente, quell'Ivy mi turba particolarmente. Ma no, è bellissimo, è tipo Ivy Cosmog, una roba simile. Appunto, ma... Vero? Questo è il tuo ragazzo vicino di casa. Questo è un po' il mio ragazzo, capito? Ma come lo chiamiamo il ragazzo, però? Ash. Ma non ha senso. Chiamolo Gino, Ugo. Lo chiamiamo Gino. Ormai, cioè, Gino il bilancino, lo chiamo sempre Gino il nostro rivale alla fine. Cioè, Gino ormai sul nostro canale è diventato un meme, guarda. Ci sta. Gino. Ok. E Gino mi piace come rivale, comunque. Ce l'ha la faccia da... Da Gino, ce l'ha. Ho capito, si chiama Gino. È un coglione. Che c'è da capire? Ti ha detto, si chiama Gino, guarda, un coglione.
Ragazzi, ma è bellissimo questo allora, video. Allora, se non avesse Oddio. Quella faccia tutta no, nera. Io lo voglio, cioè spero che sia mio. Cioè spero seriamente spero che sia mio. Spero che sia tuo. Oddio. Comunque ci saranno tagli in questa serie, ragazzi, ma non troppi. Voglio dire, ci saranno moderati, perché comunque è una serie, bisogna viverla insieme. Se uncut deve essere. Let's go. Vai. Così. Let's go. Ha detto let's go e let's go. Comunque io già mi sto gasando. Voglio provare appunto, questi. Appunto, devi darti un attimo. No, è che è troppo bello, è troppo bello. Poi devo mettere a fuoco. Oh, guarda che bello che è. Oh my guarda god. Guarda che bello. È bellissimo. E guarda sulla borsa che c'è scritto Ash. No, dai. Beh, ma questi sono proprio quei dettagli che ti fanno capire la qualità, la qualità. Bene, io tanto però non posso giocare, quindi No, adesso tu ancora non puoi giocare perché ovviamente ci serve un secondo Pokémon. Che ovviamente mi metto qua così. No, ma lo cattureremo sicuramente dai. Subito, perché voglio dire. Allora, qui c'è Livy originale che non siamo riusciti a cambiare la skin, ma tanto quello bello ce l'abbiamo noi. Ah, sbaglio, nel PC possiamo la prendere mail. Qualcosa, la giusto? Mail. Alla mail. Da parte di Cino. Ecco. Ti insegno un po' di così. Pivello. Sta parlando con Ash. Ha visto più lui di regioni. Vabbè, effettivamente gli puoi insegnare come vincere la Lega. No. Anche se la prima l'aveva vinta, se non sbaglio, eh. Pikachu contro Dragonite. Storia vera. C'è nessuno? Ma cosa? Gino entra in casa. So che mi senti. Sveglia, Federic! Il mattino ha l'oro in bocca. Cioè, vuol dire che tu ti svegli con i denti d'oro. Dai, praticamente. Ma queste battute orribili. Tienitele per te. Che ti prende? Cos'è quella faccia? La sua faccia, in realtà. La mia è sempre uguale. Non ha espressione. Cioè, la mia faccia è sempre quella. Ti può morire anche la madre davanti. Arriverà sempre uguale. Hai letto la mia mail che ti ho mandato ieri? No. Ma guarda, ho talmente tanti placement da leggere che voglio dire. Cioè, sono Ash. Cioè. Sono Ash. Mi chiamano in tutto il mondo. Chiamano per Galar tra poco. Per Galar, esattamente. Questo, ragazzi, è un pre-Galar. Poi randomizzare Galar, lasciamo stare. Tra l'altro, da notare che c'ha le penne più grandi della mano. Cioè, praticamente una penna equivale a uno stecco. Non è. Non confermiamo. Guarda, c'è la lampada che è grande quanto la sua testa. Però, vabbè. Mamma? No. Mamma? Non è importante. Mamma, guarda che faccia da pirla che c'ha, però. Vabbè. È un po' sì, Ah, pensavo fosse la mamma originale di Ash. La mamma è un po' più scura di pelle. Ma non ci facciamo domande perché sono dai. Così. Papà? Cosa mi devi raccontare? Andiamoli qua. Cos'è che sto gesto tipo vai via? Tipo Ash, pivello. Vabbè, comunque il tipo là ce lo dovevo mettere per forza, perché voglio dire. Allora, beh, io direi di andare subito su, dai, perché ragazzi non è tempo. Che ci fermeremo a parlare con ogni singola persona, voglio dire. Anche è perché... pur sempre un extreme randomizer. Tra poco capirete. Oggi ho imparato qualcosa di nuovo su di voi. Da 20 anni su altri 20 anni. Impara sempre cose sui PJ questo, Michelle. È così lui. Però non è. Cioè, le rughe sono sempre quelle. Sempre qua, basta. Si mantiene giovane. Sì, sì, sì. Ah, oggi è un giorno molto importante per te e Gino. Sì, sono pronto a ricevere il mio primo Pokémon. Spero che sia un Pokémon normale, professor. Rock. Guarda che bello che è. Dai, è bello. Allora, l'unica cosa che non mi piace è il muso scuro. Io spero sia maschio. Dico la verità. Io spero sia maschio perché lo voglio utilizzare io. Secondo me è femmina. Ti prego. Secondo me è femmina. Sì, andiamo dai, un po'? Ma basta parlare. C'ho l'ansia. Oh, ho visto una cosa. No, no. Vuol dire che Ops. Vuol dire che tu dovrai giocare tu adesso. No, vabbè, finché non catturo un Pokémon. No, no, la regola è giocano le femmine. Cioè, vabbè, le femmine. Ma catturano te, non posso usare un questi Joy-Con. È vero. Prepariamoci, tanto questa è una cattura subito facile. Sì, sì, lo so. Vai, visto? Facile. Ma notiamo questa bellissima La Pokéball è speciale. Blu. Poi andando avanti ci saranno Pokéball sempre diversi. Questa gli diamo un nome, come la chiamiamo? Blue Ball. Non ha senso. Ma no, beh, Pokéball non ci sta, dai, lascia stare. Pokéball Shiny. Ma non puoi dare nome alle Pokéball. Oh, eccolo qua. Ammazza, oh. Però, complimenti, una cattura esemplare per essere la tua prima volta. Occhiolino. Non commento, vai avanti. Su, raccogli la Pokéball. Notate che la Pokéball è tipo gigantesca. Non è importante. Devo farla un po' più piccola. Pom pom pom. Pom 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 pom. Pokéball Racer. Esatto. Non è quello lo spoiler per un nuovo gioco spin-off. Go go fast. Ok. E quello si sta chiedendo, ma che cazzo sono quelle Pokéball così? Tipo, stava tipo perché? C'è qualcosa di professore strano. Ma come mai quelle Pokéball hanno questo colore così strano? Ah, non te l'ho detto? Queste sono delle nuove Pokéball create poco tempo fa. Perché mi annoiavo? Perché non potevo modificare anche i dialoghi?
non si può fare. Anche spavento. Ah, ah, che caratterino questo Pokémon. Guardiamola così. Effettivamente ha scoperto un nuovo Pokémon lui adesso. Va bene, quale prenderò mai se non questa? Se non quella. Voglio, voglio vederlo in azione questo. Guarda pure la scena con il vestito di Ash, che bella che è. Guarda che roba. No, vabbè, sto male. Ma veramente? Io sono ancora incerto su questa cosa. Mi hai fatto troppo bene, raga, cioè. Puzza. Ha fatto quel verso là, voglio dire. Ma Ash, che non ha Pikachu, è blasfemia. Voglio dire, c'ha comunque un Eevee Cosmo. Ma come lo chiamiamo poi, tra l'altro? Cosmog. Cosmog. Fa la storia tipo di Nebulino. Esatto. Ah, credo che abbia un debole per te. Basta. Quindi ci dare un soprannome a Ivoi. Perché tu sai che in giapponese è tipo Ivoi. Sì, okay. Li vuoi. Sì, li vuoi. Come lo chiamiamo questo Eevee? Non lo so. Madonna, Michelle. Cosmo. Qualcosa tipo chiamiamo, io di solito in un extreme li chiamo sempre extreme i primi, però sarebbe più chiamarlo tipo Galaxy questo. Chiamalo, cioè, Galaxy, mi ricorda un po' una galassia, una galassia. Super Mario Galaxy. Ok, dai. Ga Lar. La Galaxy, certo. Gala Y Galaxy. Beh, è bello il nome Galaxy però. Vai, più. È femminile? Ma sì. Non è importante. Non è importante. Galaxy è bello comunque. Mi piace come soprannome. Cioè, spacca. In effetti è tuo. Vabbè, ovviamente, ragazzi, per forza di cose. Che ti devo dire? Devo usare per forza questa adesso. Perché. Vabbè, vabbè. L'obiettivo è catturarmi un po' come un maschio. Ora. Nice. Ora. E basta, professor Oak. Professor, mi lascio andare col mio Ivoi. Li vuoi. Sto male. Facciamo la maglietta così tu. Ivoi. Che cos'è, professore? Che condominiamo. Si chiama Pokédex. Sapete? L'ho progettato io. Bravo. Bravo. Un applauso. Un applauso. Bello che non allunga neanche la mano per prenderlo. Ma in realtà, questo è un fail, perché voleva dirmi: stringimi la mano. Stringimi la mano. E nessuno gliela dava. Ok. Allora, stringimi la mano. Ma se volete un'analisi dettagliata dovrete catturarlo. Sì, sì, sì. Ormai sono troppo vecchio. Va bene, anche che prima facessi chissà che cosa, Però continuo a prendere analisi e appunti sui PJ. Ci sta. Vieni anche tu appena sei pronto? Sì, allora dai, ti addio. Spacco col mio Eevee. Guardate, è bello! Allora, prima di tutto vediamo. Squadra. Galaxy. Info. Femmina. Ivoi. Allora. Natura quieta. Si saltava fin da destra e sinistra. Madonna, ha più attacco speciale e meno velocità. Ma porca niente. Tola. Porca trottola. Vabbè. Che pizza. Impareremo mosse speciali. Comunque, è veramente carinissimo. E niente, possiamo andare avanti. È tuo, è tuo. Però quindi, te lo tieni in testa. La regola è che si può catturare soltanto un Pokémon a percorso. A testa. Però a testa. Ok. Ovviamente, se io incontro il tipo femmina, devo saltarlo. Se la cattura è mia. Sì. Se la cattura è tua. Lo catturo. Ovviamente lo dobbiamo catturare insieme. È carino. Per forza. Per forza. E dato che lo dobbiamo catturare insieme. Dobbiamo se troviamo la femmina, lo catturiamo insieme. Okay. Se troviamo il maschio, lo catturiamo insieme e poi ci risplittiamo. Ok, carino, beh, carino, voglio dire. È un po' una bestia di Satana. Comunque ha detto che è perfetto il nome Galaxy, Ha detto vista molto. Pensa se gli davo il nome di una. Una parolaccia, diceva. È perfetto, no? Cacca, è perfetto. Sì. Ma poi città. Sì, dai, grazie, mamma, addio. Ciao. Ma quanto parlano. Ok. Possiamo andare? Beh, adesso voglio provarlo. Voglio vedere un attimo quali Pokémon spawneranno nel percorso 1. Allora, c'è da fare una premessa. Ma io già lo sapevo, Allora, vedrete Pokémon normali, Pokémon shiny, Pokémon troppo forti e Pokémon particolari. Pokémon Eevee li chiameremo. Pokémon Eevee, perché ragazzi, come Eevee così ce ne saranno parecchi. Ora non so se nel percorso 1 ce ne saranno. Vuoi lo Zapdos, non lo puoi catturare, non ha sesso, mi spiace. In effetti sì, in effetti sì. Ammazza, che bello che è. Ma che bello che è. Guarda come cammina Ash nell'erbetta. La Ma così io con le mani. Sì, scava. Guarda che bello Zapdos. Ciao. Minitauros. Ok. Qua c'è un bambino. Ciao. Vedi quei dislivelli lungo la strada? Ma facendo attenzione, puoi usarli come scacciatoie. C'è anche un Porygon. Clefairy Shiny. Bello. Prendilo, magari è maschio. Madonna, quanti Zapdos ci sono in questo percorso? Prendilo, magari è maschio. Ma non posso. Ah no, devo prenderlo adesso, è vero. Bisogna fare la prima cattura. Eh sì, Porygon non lo puoi prendere, comunque sì. Perché non ha sesso, infatti. Rip.
Ma infatti sono stato fortunato, perché se ne ingaggio uno devo prendere quello, eh. Esatto. Vabbè, non mi va di prendere questo. Non mi va di prendere il Clefairy Shiny. È carinissimo. Magari spuna qualcos'altro di un po' più decente. Ma mica più decente di Zapdos, che tra l'altro non lo puoi prendere. Qualcosa di un po' più carino, magari di un Clefairy. Possiamo comunque farla la prima cattura. Ma, guarda come si muove Mac da cattivo. Mamma mia, Mac, oh. Mac sarebbe figa. Mi bloccano la strada, è quello il problema. Guarda. Oddio, è inquietante. È spawnato un altro Porygon. Vabbè. È il destino che è Porygon. Porygon vuole essere sempre ingaggiato. C'è. Andiamo avanti, perché ho un'altra chicca. Una chicca che nemmeno tu sai, perché io molte cose non te l'ho detto. Voglio vedere la tua reaction. Il Team Rocket. Guarda un po' la maglietta del Team Rocket. Ma c'è Rainbow Rocket. Hai visto, sì? Ma no. Ci abbiamo cambiato la skin del Team Rocket. Guarda che roba. Rainbow Rocket. Ma dai. Carino, carino. Dai. Ovviamente abbiamo anche il percorso qua a sinistra con altri Pokémon che possiamo vedere. Così. Che possiamo vedere, vediamo se c'è qualcosa. Magari spona qualcosa di... ma no, mio Dio, cosa ho visto? Tira un pugno in un occhio quella cosa. Cosa ho visto? Posso dire che è veramente brutto. Senti, è troppo presto per far cattura, ok? Facciamo la prima parte, poi nella prossima prendiamoci tutti i Pokémon, così che giochiamo insieme. Perché tanto per questa prima parte non è che possiamo fare tanto. Ma è per dargli quell'assaggino, cioè io voglio dare a loro quell'assaggino particolare. Ma è un pugno in un occhio. Ma tu non l'hai visto in faccia? Cioè io non volevo fare spoiler. Però ragazzi, vedrete più avanti cosa succederà. Però ora c'è da sfidare anche il rivale. Sì, appunto, e devo sbrigarmi, perché poi non è che possiamo stare qua 20 minuti. Nel prossimo episodio cattureremo un Pokémon in tutti i percorsi, così da farci già un possibile team. Io, se quell'Arcanine però è maschio, lo voglio, Se femmina sono, cioè, Flash Arcanine. Flash Arcanine. Ragazzi, deve essere mio. Guarda un po', sembra proprio che il tuo Eevee stia diventando compagni inseparabili ormai. Guarda, lo conosco da 5 minuti e già mi sta sul... Ma no. Il mio Pikachu imparato, è normale il tuo Pikachu? Ma questo sa la differenza tra un Pikachu e un Pokémon normale, secondo te? Come no? Perché se adesso non mi manda Pikachu vuol dire che è rincoglionito questo. Perché ragazzi, anche le sfide degli allenatori ovviamente sono randomizzate. Questo è per darvi un'infarinatura a questo primo episodio, no? Farvi capire quello che vi aspetta. Quello che vi aspetta, perché non è che possiamo subito far catture, robe. Piano piano, cioè, ci sono più di 20 parti da godercela, quindi... Ora vediamo la prima sfida del gioco. Vediamo quale Pokémon manda, effettivamente. Ricordo che se il Pokémon muore, deve per forza essere depositato. Vabbè, Diglett, male, perché se ci fa un terremoto siamo fottutissimi. Vai, Galaxy! Frega che non abbia terremoto. Quanto è bello, Galaxy, guarda che bello. Ha una skin bellissima. Azione! Ma il nostro è ancora a livello 5. Ho capito, che devo fare? Catturare almeno un Pokémon. Madonna, ci ho fatto abisso! Ho letto quello che ho letto. Abisso, ragazzi, era KO in un attacco. Cioè, perdevamo la serie subito, così. E c'era successo con Arcas, te lo ricordi? Però te l'abbiamo abbonata. Beh, ma voglio dire, era meglio, perché sennò poi terminavamo così. Dopo mesi di lavoro, proviamo già il primo episodio. Tipo, ok, ragazzi, la serie finisce qui. È vero. La prossima volta voglio la vincita, intesi? Ammazza. Allora, Federic. Che culo, però, che ha missato. È vero, sì. Vabbè. Me ne pare delle lotte. Poi sono carine, dai. Torniamo nell'altra. Sì. Nella città? Dobbiamo tornare su. Ah, adesso sì. E guarda, mi dai vestiti. Ma c'è anche un Persian Shiny. Oh, un Persian Shiny. Carino. Tauros. Federic. Devi sembrare già due compagni affiatatissimi. Ho un regalo perfetto per due tipi. Ma posso mettergli anche il completo? Beh, Ash non gli cambierai i vestiti. Ovviamente no. E vuoi? Ma che bello che è. Ci sta. Lo dicevo, è bellissimo quest'Eevee. Cioè, potrebbe essere un protagonista. Ok, ragazzi, allora. A questo punto, possiamo provare a fare una cattura nel percorso 1, perché a quanto pare non ci sono Pokémon skinnati, come Eevee e l'Arcanine che abbiamo visto, abbiamo fatto spoiler. Esatto. Quindi possiamo catturarci un Pokémon tranquillo, direi. Ci sta. Magari non uno Zapdos. Magari come passi? Magari, non lo so, magari non uno Zapdos, ci prendiamo un Pokémon da aggiungere alla squadra tanto per... Esatto. Che dici? Però così da fare una cattura. Oppure la cattura ce la prendiamo per l'ultimo episodio. Tanto ormai, cioè, direi che ci siamo, no? Non lo so, vedi tu. Oh, tanto, ma ciò che... Tanto dobbiamo andare avanti adesso, ragazzi. Avremo da fare il bosco. Saranno parti comunque tagliate. Più parli, più spawnano Pokémon, Hai ragione, così che si vede un attimo quello che spona. Saranno parti abbastanza tagliate, quindi ci saranno cose su cose, tranquilli, ne vedrete di belle.
Nel prossimo episodio arriveremo nel Bosco Smeraldo, perché ci attende un Pokémon, ragazzi, nel Bosco Smeraldo veramente top, che dobbiamo catturare assolutamente, perché mi hanno fatto lo spoiler quelli che hanno creato la mod. E ovviamente proveremo a prendere sia quell'Arcanine che questo Pokémon strafigo nel Bosco Smeraldo. Sempre se rispona l'Arcanine. Sempre se rispona, ragazzi, però aspetteremo. Io direi che per questo episodio è tutto, spero che questa roba vi piaccia, un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori!